Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date». Bentrovati, buona domenica a tutti. Io sono Don Nichi Coratella e ho il piacere di accompagnarvi in queste domeniche in questo programma della Bella Notizia. Vi accompagno in questa domenica, in questa undicesima domenica del tempo ordinario, in cui ci troviamo di fronte al Vangelo di Matteo, in cui il Signore Gesù è di fronte a una folla di persone e si presenta con uno sguardo attento. Come al solito il Signore, come sempre il Signore Gesù, è attento alle persone che ha di fronte, si preoccupa per loro, ha uno sguardo attento che guarda oltre e intercetta i loro bisogni. In modo particolare li guarda e li vede e li vede stanchi. Ma la loro stanchezza è una stanchezza più profonda, sincera. E allora prova a guardare e dice: «Sono stanchi e sfiniti, come pecore che non hanno un pastore». Allora dice ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai». Anche il Signore Gesù si preoccupa di queste persone perché possano avere delle guide vere. Il problema delle vocazioni è un problema sincero di questo tempo, del nostro tempo, e anche il Signore Gesù si è posto di fronte a questa problematica, ma come un problema che possa ascoltare il cuore delle persone che aveva di fronte. E allora dice: è necessario che ci sia qualcuno che sia guida per questo popolo, è necessario che ci sia qualcuno che sia innamorato del Signore, che si senta salvato da Lui perché possa guidare questo popolo. E allora lo fa dicendo, prendendosi cura e dicendo: è necessario che ci siano delle vocazioni, che ci siano dei testimoni. Qual è la caratteristica? Allora, che cosa dobbiamo fare per andare oltre, per superare questo problema, quello delle vocazioni, della mancanza di vocazioni? Il Signore Gesù ci dà un metodo, come al solito, nel suo Vangelo, e ci dice: è necessario che tutti quanti ci impegniamo a diventare dei testimoni, testimoni credibili. Ma qual è il modo per essere testimoni? Il Signore Gesù ci dà alcuni elementi chiari, dei modi, dei metodi, un metodo per andare e per diventare testimoni. Quale? Il primo consiglio che dà ai suoi è quello di pregare. Pregate. Per essere dei buoni testimoni è necessaria la preghiera. È necessario essere uomini e donne di preghiera, persone che scelgono di mettere la loro vita alla luce di Dio, di guardare, di contemplare la loro vita con gli occhi di Dio. E allora di fermarsi nella loro storia, di guardarla
e di chiedere al Signore un aiuto, una mano, una presenza costante. Essere uomini di preghiera significa stare in un continuo dialogo con Lui, essere continuamente in dialogo, continuamente alla Sua presenza. Il primo consiglio è quello di essere uomini, per essere testimoni, bisogna essere uomini di preghiera. Un secondo consiglio è quello di essere dei guaritori. Per essere dei testimoni credibili è necessario essere gente desiderosa di guarire. Per questo il Signore Gesù dice guarite, guarite gli ammalati. Per essere guaritori è necessario che ci prendiamo cura, che ci prendiamo cura delle persone che ci stanno accanto, delle tante malattie che oggi attaccano il cuore delle persone. Una su tutte, la solitudine. Essere persone che guariscono significa essere attenti accanto alla solitudine delle persone e dire il Signore ti guarisce dove? Proprio lì, nella tua solitudine. E poi un terzo consiglio, più un modo di essere, sentirci dei chiamati. Il Signore Gesù ci invita a sentirci chiamati per nome. Infatti il Signore dirà, chiamerà per nome i Suoi, ognuno di loro, i Suoi apostoli, i Suoi discepoli. Sentirci chiamati per nome significa sentire che il Signore ha uno sguardo di predilezione su di noi, che il Signore ci guarda, ci conosce, ci comprende, che sa chi siamo e che lo sa come nessuno. Sentirsi conosciuti, amati da Dio, significa sentirsi speciali ai Suoi occhi. Allora chiediamo al Signore in questa domenica di diventare testimoni credibili e per essere questi testimoni credibili è necessario stare davanti al Signore con questi tre consigli che oggi il Signore ci dà in questa domenica nel Vangelo. Il primo, essere uomini di preghiera. Il secondo, essere uomini di cura, di guarigione. E il terzo, sentirci chiamati, chiamati per nome. Chiediamo al Signore di donarci vocazioni e chiediamolo dando noi per primo una testimonianza credibile di essere uomini innamorati del Vangelo. Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la Tua voce e di custodire la Tua alleanza per annunciare con le parole e con la vita che il Tuo regno è vicino. Amen. Buona domenica a tutti.